giorno e la storia. Oggi è il 1 febbraio. Nel 1945, diritto di voto per le italiane. 1979, l'Ayatollah Khomeini torna a Teheran. 1979, il presidente Carter concede la grazia a Patricia Hertz. Commenta il fatto del giorno Massimo Righi, direttore del Secolo XIX. Friedrich von Paulus, una sconfitta annunciata.